Va rimarcato espressamente che ciò che qui viene indicato come colore non appare nel modo in cui gli occhi fisici vedono i colori, ma che, con la percezione spirituale, si sente qualcosa di simile all'impressione fisica che si riceve del colore. Percepire spiritualmente il blu significa sentire qualcosa di simile a ciò che si sente quando lo sguardo dell'occhio fisico si posa sul colore blu. Chi desidera realmente assurgere via via alle percezioni spirituali deve tenerne conto, altrimenti si aspetterà di trovare nello spirito soltanto una ripetizione del mondo fisico, cosa che lo porterebbe ad amare delusioni. Chi è arrivato a vedere spiritualmente questi fenomeni ha acquistato molto, perché le cose gli si rivelano non soltanto nella loro attuale esistenza, ma anche nel loro nascere e decadere. Comincio a vedere ovunque lo spirito, di cui gli occhi fisici nulla possono sapere. Ha così fatto i primi passi per arrivare gradatamente alla visione diretta del segreto che si nasconde dietro nascita e morte. Per i sensi ordinari, un essere comincia la sua esistenza con la nascita e la termina con la morte. È così però soltanto perché quei sensi non percepiscono lo spirito nascosto di quell'essere. Per lo spirito, nascita e morte sono solo una trasformazione. Come lo spuntare del fiore dal boccio, è una trasformazione che si svolge dinanzi agli occhi fisici. Per conseguirne la conoscenza diretta, occorre testare prima, nel modo indicato, il senso spirituale adatto. Per togliere subito di mezzo un'obiezione che potrebbe essere sollevata da molte persone dotate di qualche esperienza animica, psichica, si è detto che vi sono vie più brevi e più semplici e che molti imparano a conoscere per visione diretta i fenomeni della nascita e della morte senza passare per tutte le tappe qui descritte. Vi sono appunto persone dotate di speciali disposizioni psichiche alle quali basta un piccolo impulso per svilupparsi. Sono però eccezioni. La via qui indicata è tuttavia più universale e sicura. Si possono anche acquistare per via eccezionale alcune cognizioni di chimica, ma per diventare veramente chimici occorre seguire la via ordinaria e sicura. Cadrebbe in grave errore chi credesse di poter arrivare più comodo alla meta solo rappresentandosi il seme o la pianta sopra citati, cioè soltanto raffigurandoseli nella fantasia. Chi lo facesse può magari arrivare alla meta, ma con meno sicurezza che per la via indicata. La visione cui arriverà sarà, nel maggior numero dei casi, soltanto un'illusione. Occorrerà allora aspettare che essa si trasformi in visione spirituale, perché il punto non è crearsi arbitrariamente visioni, ma che la realtà le crei in me. La verità deve scaturire dalle profondità della mia anima, non il mio io abituale deve essere il mago che evoca la verità, ma dovranno evocarla gli esseri di cui voglio vedere la realtà spirituale. Quando il discepolo con gli esercizi descritti ha sviluppato in sé il primo inizio della visione spirituale, può scendere all'osservazione dell'uomo stesso. Anzitutto devono venir scelte le manifestazioni più semplici della vita umana. Prima di procedere, è però necessario che egli lavori con speciale severità alla purificazione del suo carattere morale. Deve allontanare da sé ogni idea di applicare le conoscenze a quel modo acquistate a proprio vantaggio personale. Deve essere sicuro di non servirsi mai a danno dei propri simili, della forza che potrebbe acquistare. Chiunque cerchi quindi di penetrare per visione diretta nei segreti della natura umana deve seguire l'aurea regola della vera scienza occulta. Essa dice: per ogni passo innanzi che cerchi di fare nella conoscenza della verità occulta,
devi al tempo stesso fare tre passi nel perfezionamento del tuo carattere verso il bene. Chi segue questa norma può fare esercizi del tipo seguente. Si pensi un uomo che sia stato da noi qualche volta osservato nel momento in cui desiderava un oggetto. L'attenzione va concentrata sul desiderio. È meglio rievocare nella memoria il momento in cui il desiderio era più intenso e in cui era ancora piuttosto incerto se l'uomo potesse ottenere l'oggetto desiderato oppure no. Poi ci si abbandoni all'immagine di ciò che si osserva nel ricordo. Si ottenga la massima calma interiore nella propria anima. Per quanto è possibile, si cerchi di essere ciechi e sordi per tutto ciò che si svolge attorno a noi e di porre speciale cura perché l'immagine evocata desti nell'anima un sentimento. Lo si lasci salire in noi come una nube sale su un orizzonte del tutto sereno. È naturale che di solito l'osservazione rimanga interrotta per non aver osservato abbastanza a lungo l'uomo sul quale è diretta la nostra attenzione nello stato d'animo sopra descritto. Probabilmente faremo centinaia e centinaia di prove inutili, ma non si deve perdere la pazienza. Dopo molti tentativi si arriverà a sperimentare nella propria anima un sentimento che corrisponde allo stato d'animo dell'uomo osservato. Dopo qualche tempo si osserverà anche che per mezzo di questo sentimento cresce nella nostra anima una forza che si trasforma in visione spirituale dello stato d'animo della persona osservata. Nel campo visivo sorgerà un'immagine che verrà sentita come qualcosa di luminoso. E questa immagine spiritualmente luminosa è la cosiddetta manifestazione astrale dello stato di desiderio animico appunto osservato. Essa a sua volta può essere descritta come simile ad una fiamma. Il suo centro viene sentito come rosso giallognolo e la periferia come violaceo o lilla. È importante trattare tali visioni spirituali con grande delicatezza. È meglio non parlarla a nessuno, fuorché al proprio maestro, se lo sia. Se infatti si cerca di descrivere un tale fenomeno con parole inadatte, ci si abbandona per lo più a gravi errori. Si adoperano le parole comuni che non sono destinate a tali cose e riescono perciò inadatte e grossolane. Ne risulta allora che il tentativo stesso di riprodurre con parole l'esperienza avuta ci induce inconsciamente ad aggiungere ogni specie di fantasticherie e di illusioni a quel che effettivamente si è visto. Un'altra norma importante deve essere osservata dal discepolo dell'occultismo. Impara a non parlare delle tue visioni spirituali. È bene anzi tacere anche con te stesso. Non cercare di rivestire di parole ciò che vedi nello spirito o di interpretarlo con l'intelletto inadeguato. Abbandonati liberamente alla visione spirituale e non disturbarla con troppe riflessioni, perché devi ricordare che all'inizio le tue riflessioni non sono affatto all'altezza della tua visione. La capacità di riflettere è stata finora acquistata da te soltanto nella vita che è limitata al mondo fisico e sensibile, mentre le facoltà ora acquisite trascendono quel limite. Non cercare perciò di applicare norme antiche a queste nuove esperienze superiori. Soltanto chi ha già conseguito una certa sicurezza nell'osservazione delle esperienze interiori potrà parlarne per stimolare gli altri
con le proprie parole. L'esercizio descritto può essere completato da un altro. Si osservi nel modo già detto un uomo al quale sia stato appagato un desiderio, esaudita un'attesa. Procedendo con le medesime regole e precauzioni che sono state citate nel caso precedente, si arriverà anche questa volta ad una visione spirituale. Si noterà la forma di una fiamma spirituale, il cui centro verrà sentito come giallo con un orlo verdognolo. Mediante tali osservazioni sui nostri simili si può facilmente cadere in un errore morale. Si può diventare incapaci di amore. Occorre adoperare ogni mezzo per evitare che questo succeda. Nelle osservazioni occorre assolutamente già essere arrivati alla completa certezza che i pensieri sono cose reali. Non c'è più permesso di avere sui nostri simili pensieri che non siano compatibili col più alto rispetto della dignità e della libertà umana. L'idea che un uomo possa essere per noi soltanto un oggetto di osservazione non deve passarci neppure un istante per la mente. Di pari passo con ogni osservazione occulta sulla natura umana, l'autoeducazione deve condurre ad apprezzare incondizionatamente il pieno valore di ogni singolo individuo. Ciò che risiede nell'uomo deve essere da noi considerato sacro ed intangibile anche nei nostri pensieri e sentimenti. Tutto ciò che è umano, anche se lo pensiamo soltanto come ricordo, deve riempirci di un sentimento di sacro timore.